Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, noi adesso ci stiamo preparando, sono circa le 5 del pomeriggio e abbiamo intenzione di tornare nel bosco per prendere un po' di legna, ma questo voi già lo sapete, se almeno lo sapete se avete visto il video di ieri, perché ve l'avevamo accennato. Comunque, visto che adesso Luca ha la motosega, sarà molto più semplice prendere la legna, quindi ne approfittiamo oggi. Tra l'altro, per un attimo abbiamo pensato di non poter andare perché, ragazzi, all'improvviso ha iniziato a piovere per 10 minuti, ma proprio un'acquazzone violentissima. Tra l'altro io purtroppo avevo i panni fuori perché non mi aspettavo assolutamente la pioggia, c'era un sole meraviglioso e ho fatto la lavatrice proprio questa mattina vedendo il tempo, poi all'improvviso 10 minuti di pioggia, poi ha smesso e così abbiamo detto sì, possiamo comunque andare, e i panni devo dire che si sono bagnati molto poco, per fortuna, perché quando ho visto tutta quella pioggia ho detto no, ma non è possibile, perché è la seconda volta che viene a piovere proprio quando stendo i panni fuori, vabbè. E prima di andare però volevo dirvi anche un'altra cosa. Stamattina sono riuscita a fare una cosa che non facevo da tantissimo tempo, ma che mi dà sempre grandissima soddisfazione, ovvero portarmi avanti con la cena. Se mi seguite da quando da quando vivevamo in appartamento già lo sapete, a me piace tantissimo. Certo, non è una cosa che comunque riuscivo a fare tutti i giorni, però quando ci riuscivo lo facevo molto volentieri, portarmi avanti con la cena, e stamattina finalmente ci sono riuscita. Dopo vi faccio vedere la cenetta che ho preparato per questa sera. Tra l'altro continuo a distrarmi mentre parlo perché mi sono accorta dalla videocamera che qua ho una chiazza rossa, non ho idea assolutamente di che cosa sia perché non ho nulla, non lo so, forse prima ho preso un colpo coi cani, non ho idea. Però in video lo noto tantissimo e quindi mi distraggo. E niente, più o meno mi sembra di avervi detto quello che dovevo dirvi. C'è Luca che mi sta aspettando, quindi mi metto anch'io gli stivali e ritorniamo nel bosco. Ecco ragazzi il terzo carico del pomeriggio, adesso Luca lo butta giù perché qua è troppo ripido scendere con la carriola piena e poi ricarichiamo e li portiamo a casa. Poi c'è il quarto carico, se vuoi salire anche te ti faccio fare il giro per scendere giù. Ma non lo so, guarda, già capito. Bene. Abbiamo sistemato temporaneamente qua la legna, ma solo una parte, comunque già ce n'è un bel po', l'altra parte è ancora lì nella carriola. Questo perché sta arrivando un temporale, già inizia a piovere, tremendo. Infatti come avete visto a un certo punto sono andata a togliere i panni dallo stendino perché si erano praticamente asciugati ed era un peccato. Sentite? Sentite che tuoni? E quindi non riusciamo a scaricare anche quella, abbiamo fatto appena in tempo. Appena in tempo, sì. Comunque temporaneo. Stiamo aspettando di pulire la legnaia che ci tolgono le macerie, sì, esatto. Non le ho fatte vedere le macerie, okay. Lo dico, le macerie del bagno sono temporaneamente lì e devono toglierle. Poi sto ancora pulendo la legna vecchia, esatto. Quella diciamo abbastanza buona, la sto tenendo per una minima parte, il resto lo dobbiamo buttare. Sì, perché è terrificante. E tra l'altro volevamo poi fare per la legna un progetto suggerito proprio da una di voi, quindi poi ve lo faremo vedere appena riusciamo. E niente, direi adesso di rientrare. Allora, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, piove, per fortuna per il terreno. Eh sì, quello sì, era tanto che non pioveva. Veramente tanto, il terreno ne aveva bisogno, purtroppo per i panni e purtroppo anche perché non possiamo fare quel secondo lavoro di cui già ieri vi parlavamo in modo enigmatico che volevamo fare oggi, ma non ci aspettavamo una pioggia simile e quindi lo rimandiamo a domani o a quando il tempo sì, il tempo sia inteso come atmosferico che inteso proprio come tempistiche ce lo permetteranno. E adesso cosa ho fatto? Come avete visto ho raccolto i panni, ne devo stendere altri ma li stendo qua in casa che dovevo assolutamente lavare, ma tutti straccetti, nulla di che, però volevo un attimo aprire e chiudere una parentesi velocissima. So che noi non abbiamo fatto proprio tutto quanto in sicurezza per il taglio della legna, ce ne rendiamo conto, ci sarebbero volute le visiere, le cuffie, un piano anche più stabile. Un piano dove fissare il legno e tagliarlo, noi l'abbiamo fatto un po' così per terra, dicevo tra l'altro, un po' sulla carriola, tutte nevi, so che non è il massimo, però purtroppo gli strumenti che abbiamo adesso sono questi, ci dobbiamo adattare un po'. Esatto, noi ci stiamo arrangiando, cerchiamo di fare comunque le cose sempre con coscienza, voi vabbè magari vedete. Infatti non abbiamo tagliato tutti, alcuni tronchi sono rimasti lunghi perché era pericoloso tagliarli perché lei non riusciva a tenerli oppure non si riusciva in qualche modo, quindi abbiamo lasciati lunghi. Sì sì, esatto, abbiamo sempre fatto tutto con calma, poi io lo so che nel video vi velocizzo le immagini altrimenti questi video durerebbero sempre 3-4 ore come minimo, quindi ve le velocizzo, magari taglio le parti dove discutiamo, ragioniamo, però abbiamo fatto veramente tutto con calma, ma ci tenevo a precisare questa cosa perché comunque ce ne rendiamo conto. Ripeto, ci arrangiamo, ma ci stiamo già, come posso dire, attrezzando. Sì, esatto, più che attrezzando, cioè stiamo già pensando a come e quando attrezzarci, ecco, non mi veniva. Purtroppo, nel senso, gli strumenti costano, su questo non c'è dubbio, piano piano stiamo comprando pezzettino alla volta, infatti adesso c'è stato l'acquisto di questa motosega, piano piano compreremo qualcos'altro e Comunque io vorrei solo ricordarti, Lu, all'inizio quando ci siamo trasferiti qua che non avevamo niente, andavamo di falcetto. Ma infatti se penso, questa linea se la devo tagliare a mano ci rinunciavo, nel senso sì, dovevamo comprarla per forza, così invece diciamo... Una parte la compreremo. Sì, perché... diciamo tra virgolette in poco tempo, perché comunque un po' ci abbiamo messo, però... Sì. No, comunque una parte di legna la compreremo sicuramente, però se riusciamo un pochino ad arrangiarci a fare pulizia anche qua sopra, perché ripeto, come vi ho detto ieri, è pericolosa questa legna. E quanto ce n'è ancora di legna? Ce n'è almeno ancora almeno 10 volte di quello che abbiamo preso oggi, se non di più. E noi abbiamo fatto un pezzetto. Il primo pezzettino, se andiamo in su. Ah, anche un'altra cosa da precisare, noi prima di prendere questa legna ci siamo informati e questa è legna abbandonata, legna di nessuno, legna gettata lì inutilmente, non siamo andati a caso così, perché magari a volte mi rendo conto che non dico delle cose che sono importanti e magari uno dice ma uno va così a caso, no, abbiamo prima chiesto, ci siamo informati, eccetera eccetera. E niente, questo ci tenevo comunque a dirvelo. Piano piano, dai, dal falcetto al rastrello che usavamo per fare tutto, già c'è stata un'evoluzione, direi, piano piano, e sono certa che andrà sempre meglio, ma ci vuole tempo comunque per... Prossimo acquisto, forse. Non so se è il prossimo. Quale? La troncatrice, da tagliare, sì, è anche molto comodo. Eh sì, ma se uno guarda in questo ambiente ci sono così tanti attrezzi, cioè a me si è aperto un mondo, non so te, Lu, non abbiamo mai discusso. È un appartamento poi. Sì, però ho scoperto l'esistenza di attrezzi che non conoscevo, mi si sta veramente aprendo un mondo. Vabbè, niente, questo è quanto, ma ci tenevo tantissimo a dirvelo. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa ho preparato per cena questa mattina. Sono molto contenta di essermi portata avanti, perché devo dire che dopo la raccolta della legna siamo belli provati. Allora, ho fatto questo contorno che mi prepara sempre mia nonna e che mi piace tantissimo, a base di cipolle, aglio, pomodoro fresco, peperoni e patate. Veramente una goduria. L'ho lasciato leggermente sugoso, ma è un sughino bello denso e mi piace tantissimo. E poi ho preparato questo arrostino, ora è bello freddo quindi lo vado a tagliare e vado anche a far addensare il sughino. Allora adesso ho messo a scaldare tutta quanta la cena, ho tagliato l'arrosto a fettine, ho fatto addensare il sughetto, lo faccio scaldare per bene e la cena è servita. Col pelo bello pulito dopo la doccia di ieri, bello morbido, che c'è qua ragazzaccio? Sì? Vuoi giocare? Vuoi giocare? Vuoi giocare? Vuoi giocare? Questa ragazzaccia ha cambiato tutti i denti, questa ragazzaccia. Ciao amore, ciao. Ciao. Io sono innamorata del suo panzino, che vedete tutto con le macchiette. Amore mio, va. E Thor dove è finito? Thor? Ciao, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo, eccoli. I miei ragazzacci, belli e profumati, morbidi. Dopo la bella doccia di ieri, ragazza mia. Abbiamo terminato cena già da un po'. Com'è venuto, amore? Molto buono. Sì, la carne di questo macellaio è veramente buonissima, tenerissima, gustosa. Ma questo ve l'abbiamo già detto ieri. E poi abbiamo terminato di guardare un film che abbiamo iniziato una o due sere fa. Ieri. Solo in due sere? Sì. Siamo stati bravi, perché di solito noi film li guardiamo mentre ceniamo e quindi ci mettiamo 3-4 sere per concluderne uno. E cosa abbiamo visto, amore? Che... L'Evocazione 3. Ma tipo, com'è che si chiamava? The Conjuring. L'Ordine del Diavolo. Per Ordine del Diavolo. Ah, Per Ordine del Diavolo, ecco, io mi dimentico sempre i titoli. Devo dire che mi è piaciuto, però ho preferito gli altri io. Tu? Sì, il secondo soprattutto. Qual è il secondo? Quello con la suora. Ah, vero? Molto bello, sì. Ma in generale tutti gli altri molto. Questo non è male, però devo dire che non... ho notato... È un pochino meno. Sì, un pochino meno rispetto ai precedenti, però comunque non... Però è bello. Sì, 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 non è male. E niente, poi volevo dirvi anche un'altra cosa. Mi manca un pezzettino piccolissimo per concludere il video del tutorial, tra virgolette tutorial, perché io non sono una professionista, sono solo un'appassionata comunque del video in cui vi mostro il progetto all'uncinetto che ho concluso, quindi mi manca un pezzettino, se riesco ve lo metto domani. E io sono molto soddisfatta del risultato e anche a Luca è piaciuto, vero? Sì, molto bello. mi ha detto che sembrava acquistata questa cosa, che non vi svelo ancora cos'è, e non me l'aspettavo perché, ripeto, io sono un'appassionata, quindi non è che conosco bene tutte le tecniche, mi piace provare, sperimentare, però quando Luca mi dice che una cosa è venuta bene è vero, perché lui è molto onesto su questo. E niente, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video, vi ringraziamo per averlo guardato, spero come sempre che vi sia piaciuto, di esservi stata di compagnia, vi mando un grosso bacio, ci vediamo domani con un nuovo video.